La noce, ghianda degli dèi, di Osvaldo Failla e Gaetano Forni. Già presente nell'Europa centro-meridionale nella forma selvatica, la versione domestica venne introdotta nel vicino Oriente dall'Asia centrale nel primo millennio a.C. In Italia arrivò nel primo secolo a.C. con l'espansione a est dei Romani, che la battezzarono in onore di Giove. Il noce e il castagno appartenevano originariamente alla nostra flora. Poi, nel corso dell'ultima glaciazione, si sono conservati in alcune rare aree appartate dove il clima era particolarmente adatto. Così, nel corso dell'era post-glaciale, iniziata intorno a 12.000 anni fa, nel nostro paese e nell'Europa centro-meridionale, le due specie erano presenti, ma solo in modo sporadico. Ciò nonostante, l'utilità del noce non era sfuggita alle popolazioni dei primi agricoltori, che ne raccoglievano i frutti nei boschi e ne utilizzavano il pregiatissimo legno. Tuttavia, la rarità del noce nelle foreste italiane e sud-europee non consentì alle popolazioni locali di innescare quel processo di domesticazione della pianta che invece avvenne nella vasta regione che andava dai Balcani al sud dell'Himalaya, comprendendo l'Anatolia, il Caucaso, la regione sud-caspica e l'Asia centrale. Foreste di noce dell'Asia centrale. Il paesaggio forestale dell'Asia centrale, in particolare delle regioni appartenenti agli odierni Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Kirghizistan e Sud Kazakistan, è caratterizzato da vasti boschi di noce con presenti esemplari ultrasecolari, che in un passato anche recente erano ancora più estesi. E la raccolta dei frutti nelle foreste ha rappresentato e rappresenta tuttora un'importantissima risorsa economica per gli agricoltori locali. Anche nella flora dell'Asia centrale, comunque, in epoca post-glaciale, il noce, pur essendo ampiamente diffuso, non costituiva boschi puri, ma vegetava in individui isolati o in gruppi di poche piante. La specie, infatti, non ama la convivenza con i suoi consimili e nella propria evoluzione ha messo in atto un efficace metodo chimico, di cui diremo, per evitare la vicinanza di altre piante con cui dover competere. Culla della domesticazione. Studi recenti di paleobotanica hanno dimostrato che la costituzione delle foreste di noce in Kirghizistan è stata innescata dall'attività dell'uomo solo a partire da 2000 anni fa. Tuttavia, la grande varietà di forme di noce presente in questa regione e nell'Asia centrale in generale fa ritenere che proprio in questa parte del pianeta si siano realizzati gli eventi che portarono alla selezione delle varietà domestiche. In particolare, le centinaia di cultivar di noce coltivate in Asia centrale si possono raggruppare in almeno sei gruppi: a frutto grosso, a guscio sottile, a forma di mandorla, con frutti a grappolo, a fioritura tardiva e a guscio duro. Si suppone che questa ampia variabilità sia stata il risultato dell'intensa attività di propagazione e selezione operata dalle popolazioni di agricoltori che, disboscando con il fuoco le foreste originarie, favorirono lo sviluppo di boschi puri di noce, inizialmente limitandosi a eliminare le specie concorrenti e successivamente seminando direttamente le noci più grosse e di maggiore qualità. In questi estesi laboratori di genetica forestale, nel corso dei secoli, anonimi agricoltori raccoglitori operarono perciò inconsapevolmente affinché la variabilità delle specie si accrescesse a favore delle forme più pregiate per l'uomo. Gli scambi commerciali consentirono altresì di diffondere le forme migliori dalla zona di origine a quelle vicine. Verso il vicino Oriente e il Mediterraneo.
Come per il pesco e il melo, anche nel caso del noce domestico, la Persia fu la via di ingresso per il vicino Oriente e il Mediterraneo. Ciò è anche testimoniato dall'appellativo attribuito dai greci al noce domestico, che chiamavano noce persiana. Iscrizioni caldee su tavolette di argilla di provenienza assiro-babilonese attestano inoltre l'esistenza della coltivazione del noce nei giardini pensili di Babilonia nella metà del primo millennio a.C. Il famoso giardino biblico di Salomone, che regnò dal 970 al 930 a.C. circa, ubicato a Etam, a 6 miglia da Gerusalemme, era definito dagli storici di Israele il giardino dei noci. Allo stesso modo, nel nostro meridione, l'agrumeto è chiamato giardino degli aranci. Come tale viene esaltato nel Cantico dei Cantici, che recita: «Sono sceso nel giardino dei noci, fin giù nella valle, per vedere se le viti germogliano e se i melograni sono in fiore». Da questo brano si comprende come nell'antico Israele i giardini fossero in realtà dei frutteti polispecifici, con noci frammisti a mandorli, pistacchi, oltre a viti e melograni, fichi e fichi sicomori. Tornando all'albero del noce, Egoz in ebraico, lo storico ebreo di epoca romana Giuseppe Flavio, circa 37-100 d.C., registra che alberi colossali e vecchissimi di noce erano molto numerosi nell'area attorno al lago di Genezaret, in Palestina. Le noci erano poi usate dai bambini ebrei per giocare, come da noi ci si diverte con le biglie, ed erano ricercate per la pasticceria casalinga, tanto che in Palestina, in epoca talmudica, III-IV secolo d.C., se ne dovevano importare in grande quantità. Si consumavano fritte, tostate, come aperitivo, spuntino, dessert, e si inserivano, come avviene anche oggi da noi, nel pane. Tritate, si impiegavano per insaporire le carni. Rendevano accettabili cibi immangiabili. Il noce domestico fu introdotto in Italia dall'Asia Minore nel corso del primo secolo a.C., ad opera dei Romani, nel periodo della loro espansione in Oriente. Ed è significativo come avrebbero poi chiamato il frutto del noce, cioè juglans, ovvero Iovis glans, ghianda di Giove, nobilitandolo e apparentandolo alla quercia, e da cui deriverà il nome botanico del noce da frutto o noce bianco, juglans regia. In effetti, la rusticità e la vigoria di alberi forestali, quali il noce e il castagno, fanno assimilare mentalmente queste piante alla quercia e quindi alle ghiande e anche al faggio. Poi, in particolare per i loro frutti, sono avvicinate anche quando si parla di regimi alimentari, specialmente quelli ai quali erano costrette le popolazioni nei periodi di carestia, che spesso decimavano le comunità durante le guerre. In queste tristi circostanze, le noci, con le ghiande e le fagiole, i frutti del faggio, entravano nell'alimentazione quotidiana. La noce, insomma, non mancava praticamente mai, anche perché con il suo piacevole gusto rendeva accettabili cibi altrimenti poco gradevoli. In questo senso, una testimonianza preziosa ci è offerta da una storia dell'alimentazione umana data alle stampe nel 1941, edita da Garzanti, proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, e scritta da Arturo Marescalchi. Come il cacio sui maccheroni. Marescalchi aveva iniziato la sua attività di divulgatore agricolo negli ultimi anni dell'Ottocento e rifacendosi a pubblicazioni dell'Imperial Regio Governo Austriaco e del Kaiser Germanico,
risalenti alla Prima Guerra Mondiale, rendiconta come per soddisfare la fame si suggerisse di ricorrere alle noci, oltre che a ghiande, fagiole, vinaccioli, frutti di sambuco, semi di sorbo, pere, mele, noccioli di albicocche, semi o frutti di piantaggine, latiro, frutti di rosa selvatica, getti di tifa e cannucce tenere di palude. E le noci grattugiate erano consigliate per insaporire e rendere più gradevoli questi ingredienti poveri, così come si fa grattugiando il grana per insaporire minestre e maccheroni. Una grande forza competitiva. Con il loro fitto intreccio, le radici del noce invadono tutto il suolo disponibile, assorbendo prepotentemente dal terreno acqua ed elementi nutritivi che tolgono alle altre piante, rilasciando contemporaneamente lo iuglone, specialmente quando in profondità incontrano gli apparati radicali di vegetali concorrenti della stessa o di altre specie. Anche l'ombra cupa della fronda del noce contribuisce all'effetto negativo generale della pianta nei confronti dei suoi consimili, tanto che sotto di essa stenta a crescere perfino l'erba. Oltre che per la carenza di luce, il suolo sottostante viene infatti diserbato naturalmente dallo iuglone rilasciato durante la loro decomposizione dalle foglie cadute. Ciò spiega l'affinità semantico-linguistica tra il nome noce con nuocere, dal latino nocere. Ma come è noto, dal timore nasce la venerazione. Così la buona qualità del legno di noce, il gradevole sapore dei suoi frutti, le pregevoli qualità dell'olio da essi estratto hanno fatto amare questa bella e robusta pianta. Leggende, usanze e proverbi. In certe località della Val d'Aosta i pastori, per allontanare lupi e altre avversità, attorcigliavano al collo delle loro pecore un ramoscello di noce, a guisa di collana. Altrove si offrivano noci candite ai novelli sposi per assicurare loro eterna felicità. E le mogli appiccicavano alla gamba del marito addormentato una foglia di noce per assicurarsene la fedeltà. Più prosaicamente, in Francia, nella storica provincia del Poitou, si ponevano nei materassi delle foglie di noce per allontanare le pulci. E sempre in terra francese, simpatica è la tradizione della Costa d'Oro di piantare una noce alla nascita del primo figlio maschio per assicurare forza e vigore durevoli alla futura famiglia. È utile infine ricordare che il noce per i romani era simbolo di fecondità, per i greci era l'albero di Diana, la più forte ed energica delle dee. E ricordiamo anche il saggio proverbio russo secondo il quale, per vivere felici, è necessario avere una moglie, un cane e presso la casa un noce.